quasi 44 anni dalla scomparsa del piccolo Mauro Romano, ma i suoi genitori Bianca e Natale non si sono mai arresi, sono oggi collegati con noi perché dopo la riapertura del caso sono state rese pubbliche le importanti dichiarazioni di un detenuto. Abbiamo parlato di questo caso. Buongiorno Bianca, buongiorno Natale, ciao. Ciao all'avvocato La Scala, grazie di essere collegati con noi. Ecco, perché dopo 44 anni si è scoperto che probabilmente quel bambino che era stato rapito dalla casa dei suoi genitori che avete in diretta in questo momento, quel bambino potrebbe essere ancora vivo e potrebbe essere un uomo molto ricco, un grande imprenditore, uno forse degli uomini più ricchi nel mondo. Dunque, è una storia, guarda Simona, questa è veramente la storia, una storia che... Da certi punti di vista straordinaria, nel senso che nessuno sceneggiatore se la sarebbe potuta immaginare, no? Ascoltate. Molto forte. Allora, dove abitava mio suocero? Praticamente mio cognato, quando era bambino e ancora oggi c'è di fronte alla casa un terreno che non è edificabile, nonostante sia in paese, perché è proprietà dell'Enel. Quindi i bambini giocavano là dentro, compreso mio cognato, e quel giorno stavano giocando a nascondino. Mentre si nascondevano, mio cognato vide una persona che chiamava Mauro e lo saliva nell'apecar a tre ruote. Questo ci aveva un apecar. Basta, da quel momento non si è saputo più niente. Io poi, parlando con mio cognato, ho detto: ma scusa, perché all'epoca non hai detto niente? Non hai detto niente né alla mamma né a tuo papà? Ha detto: io avevo 6 anni. Si figuri lei, una persona che portava via un bambino. Dice: magari se parlavo pure io, magari veniva a prendermi. Aveva il terrore, era terrorizzato da questa cosa. Allora, avvocato La Scala, parto da te e poi parliamo con i genitori. Che novità ci sono? Ricordiamo a tutti i nostri telespettatori dove potrebbe essere questo bambino rapito quasi 44 anni fa. Ricordiamo anche tutta la storia, ma soprattutto come ci siamo arrivati a questa storia. Dopodiché, grazie, dimmi che cosa state facendo per contattare quest'uomo, che potrebbe essere uno degli uomini più ricchi al mondo. Sì, sotto il profilo investigativo è emersa dalle indagini un altro detenuto per omicidio di mafia. Voi ricorderete che di un primo detenuto che sta scontando un ergastolo abbiamo già parlato. Lui fu il primo a rompere questo silenzio e finalmente a dire quello che aveva visto. Dopo di lui, e questo è stato, secondo me, è stato determinante il vostro intervento, l'intervento vostro e di tutti coloro che si sono occupati, perché il rumore mediatico, a mio avviso, è stato indispensabile finalmente per rompere quel velo di omertà che per 40 anni ha caratterizzato questa vicenda. E infatti quella persona di cui avete letto la dichiarazione è un altro, diciamo, detenuto sempre per un altro omicidio di mafia, che ha non solo fatto quella dichiarazione che avete letto, ma addirittura in un'altra dichiarazione che ha reso al magistrato ha detto espressamente: io gestivo una sala giochi all'epoca, anche da adulto, diciamo, poi quando sono diventato più grande, quindi da bambino c'era quell'episodio, poi da grande gestivo una sala giochi prima di essere arrestato, e ricordo che in paese tutti sapevano che era stato questo presunto zio, che poi non era uno zio di sangue, ma è un familiare. Colui che poi la procura ha ritenuto di indagare formalmente. Quindi è una seconda importantissima testimonianza che verte tutta in quella direzione, su questa persona. Un uomo di casa, raccontiamolo, avvocato, scusami, così spieghiamo bene al pubblico. Un uomo che girava in casa dei Romano, cioè di questi due genitori che state vedendo in diretta, una persona che era di fiducia, di famiglia, che avrebbe rapito il loro piccolo, ok? Fra l'altro, dopo il rapimento, sarebbe ritornato in quella casa facendo finta di nulla. Bianca, esatto. Giusto? Sì. Bianca? Giustissimo, questa è la verità che sta dicendo, sì. Ora, cosa sta accadendo?
come ci siete arrivati, avvocato, a tutto questo? E come e in che maniera pensate di contattare, a meno che non l'abbiate già fatto, quest'uomo, un arabo, quest'uomo che potrebbe essere il vero figlio, il figlio biologico di questa coppia, ovvero Mauro Romano, ovvero il bambino rapito quasi 44 anni fa. Avvocato. Ci siamo arrivati grazie a tre fattori. Un magistrato meraviglioso, dei carabinieri meravigliosi e noi che abbiamo fatto un buon lavoro, anche noi investigativo molto forte, su tre fronti. Chiaramente magistratura e carabinieri, per il lavoro che fanno, avevano strumenti diversi dei miei e hanno ricostruito tutto, riascoltando, perché noi il 2 gennaio 2020 presentai io personalmente un'istanza di riapertura delle indagini. Carabinieri e magistrato, che risottolineo, è cosa che faccio raramente, ma questa volta lo meritano, hanno fatto un lavoro meraviglioso, cioè tutti i casi di scomparsa. Ma come ci siete arrivati? Aiutami a capire. Ci siamo arrivati perché poi io, certo, loro hanno ascoltato tantissima gente e durante le, diciamo, queste indagini qualcuno ha parlato di aver sentito una pista araba. Qualche testimone ha detto che Mauro sta da qualche sceicco. Una testimone in particolare ha dichiarato questo. A quel punto, sulla base di questa dichiarazione, io l'estate scorsa ho fatto un accesso agli atti al Ministero, al Viminale, e ho acquisito dei documenti da cui risulta ormai pubblici, in maniera, come dire, inequivoca, perché è tutto scritto, quindi non ci sono testimoni, sono tutti documenti ufficiali del Viminale, dell'ambasciata, quindi documenti di massima importanza e serietà, ecco, e serietà. Da cui evince che in effetti sin dal 2008 si sospettava qualcosa, e cioè in particolar modo che il Mauro da questo zio fosse stato consegnato a due soggetti, perché l'indagine si chiude così, che il famoso zio, sempre che sia lui, una volta prelevato Mauro, lo ha consegnato a due persone rimaste ignote. Questo è, quindi, come dire, è stato un rapimento su commissione. E questo avrebbe già un venduto dato certo. Questo bambino. Certo. Bravo, quello che noi sosteniamo è questo, anche perché tutte le altre piste, tutte le altre piste, la pedofilia, l'omicidio con occultamento di cadavere, per carità, finché, come dire, finché non abbiamo un DNA in mano, tutto è possibile. Però le altre piste onestamente non hanno portato a nulla. Quindi facciamo questa acquisizione, vediamo questi documenti e troviamo un paio di lettere, di episodi fondamentali. Il primo, il padre di questo presunto Mauro Romano, chiamiamolo così, questo sceicco, scrive e invita per iscritto Bianca e Natale a recarsi nel loro paese, in, diciamo, in Asia, negli Emirati. Li invita, dice: venite qua, così vi fugate ogni dubbio, vi rendete conto che non è vostro figlio. A questo invito scritto non segue più nulla, spariscono, non si fanno più sentire. A cui poi segue un secondo invito, questa volta verbale, al fratello Antonio, quello che attualmente vive in Svizzera, Romano. Lo invitano, lo fanno andare lì, lui va, prende l'aereo, prenota l'albergo, quindi abbiamo biglietti aerei, albergo, tutto. Arriva lì, lo chiama, al presunto Mauro Romano, gli dà appuntamento. Dopo poche ore, una voce in lingua francese lo chiama in albergo lì in Emirati e gli dice: l'incontro non se ne fa più, te ne puoi tornare di nuovo in Italia. Chiaramente queste due cose, al di là poi di un riconoscimento che Bianca avrebbe fatto sulla copertina di un noto settimanale dell'epoca, che riconosce, dove avrebbe individuato alcune caratteristiche, due cicatrici in particolar modo, una su una mano e una sul sopracciglio, ma quella più seria è quella sulla mano, perché Mauro Romano, quando era piccolo, già lo era a 6 anni, ma ancora più piccolo, si scottò la mano a un ferro da stiro, quindi aveva in effetti questa cicatrice. Ma al di là di questo riconoscimento, che essendo della madre poteva anche essere, come dire, non si riesce a fare un test del DNA? Allora, la novità è che tu mi hai chiesto prima che novità ci sono. La novità, te la dico, abbiamo contattato la persona. Oh, quindi, fermo lì. Non... Avete contattato questa... Abbiamo contattato, mettete, chiaramente non ti posso mamma, dire altro. Per favore. Avete contattato dire altro. Questa persona, l'avete contattata? È stato contattato e altro non posso, per ora altro non posso dire. Abbiamo contattato. L'abbiamo contattato, te lo confermo, per iscritto. Avvocato, insieme a Bianca e a Natale, o l'hai contattata solo tu?
No, la famiglia, ho fatto in modo che fosse direttamente la famiglia per rendere ancora più semplice la cosa, perché la parola avvocato, giustizia, può creare chiaramente dei giusti timori, paure. Abbiamo preparato i documenti che abbiamo scritto direttamente, ma a firma della famiglia. Ho voluto evitare proprio di apparire in questo, perché ripeto, non mi interessa questo a me, interessa risolvere il problema. Per ma cui soprattutto Bianca per... e Natale li avrebbero contattati verbalmente, sì, o attraverso dei documenti? Formalmente attraverso dei documenti. Ok. Avete avuto risposta a questi documenti? Ora non ti posso dire altro, te lo sarai sicuramente, sarete i primi a saperlo. Bianca, che emozione hai provato quando avete scritto e mandato questi, inviato queste carte, questi scritti proprio insieme all'avvocato? Cosa hai pensato? Ti è passata tutta la vita davanti, no? Le idee vengono solamente a me. Poi dopo c'è mio figlio che aggiusta le cose. E poi dopo abbiamo fatto la lettera, sempre sotto la guida del nostro avvocato La Scala. E poi dopo... abbiamo spedito questa lettera, noi stiamo aspettando se veramente risponderà, perché è stata fatta con una ricevuta di ritorno, quindi sì, se noi riceviamo la ricevuta di ritorno sappiamo che la lettera è capitata alle proprie mani, se no altrimenti, come hanno cercato di far sparire le prime, penso che potranno far sparire anche l'altra, quindi il loro potere con il nostro è zero, siamo terra noi. Bianca, ma tu hai il potere dell'anima, però che è molto più forte. Però ti dico una cosa, Leonora. Dimmi. Leonora, ti dico una cosa. Dimmi, amore. Colui che mi ha fatto questo, prenderselo con l'apo e portarselo, e lo ha consegnato, vorrei tanto che lui mi dicesse: Bianca, ti chiedo perdono, ti ho fatto questo, l'ho consegnato a Tizio e a Caio, certo, e poi basta, io lo avrei persino perdonato, ma se lui non è disposto a fare questo, io non posso perdonare un animale così, mi dispiace. Simona, ma quest'uomo è stato in prigione? Credetemi, voglio dire, questo zio non possiamo dare informazioni, diciamo, su c'è ancora, è a piede libero, è una storia che... Insomma, poi sono usciti articoli, per cui voglio dire, se ne sta parlando già molto, ma va protetta, come dire, l'identità, ma soprattutto va protetto il lavoro che sta facendo la Scala e questi due genitori che vogliono arrivare alla verità. Perché poi va protetta la verità in questa situazione. Essendo una storia sconvolgente, io mi auguro solamente che sia vera, perché credo che Bianca abbia bisogno di verità per pacificare questo cuore di madre che da 44 anni soffre, cerca, perché non ti puoi rassegnare al fatto che tuo figlio sia morto se non c'è la prova, e quindi la speranza che invece sia vivo, vegeto, e come dicevi tu sia ricchissimo, quindi già uno può considerare un figlio fortunato. Però mi sembra purtroppo che abbiano... Cioè, non lo dovrebbe fare... Cioè, il riconoscimento del DNA, questo dico, non è che lo debba fare per forza in una maniera pubblica, ok? Uh-uh. Può farlo in maniera privata. Che cosa significherebbe questo? Significherebbe non perdere gli agi e i vantaggi, diciamo, della sua posizione attuale, ok? Ma significherebbe restituire un po' di serenità, certo, a questa famiglia, a questo anche papà, perché... a questa mamma che sono in diretta. Soprattutto perché sono persone che per 44 anni hanno pensato e creduto che il proprio piccolo fosse stato vittima di pedofili, fosse stato ammazzato, ucciso. Credetemi, cioè io ho conosciuto Bianca e Natale ormai un anno e mezzo fa, quasi 2 anni fa. Questa mamma in diretta me la ricordo molto bene, perché soffrì molto per quello che tu ci raccontasti e le tue dichiarazioni. Non ce la facevi più ad andare avanti, Bianca.
non avevi proprio più voglia di andare avanti. Sì, eri... sì, sì, ma adesso ancora, adesso, proprio stamattina stavo dal dottore, quindi mi ha detto non posso darti medicine troppo potenti perché sei proprio giù a terra, non potrai sopportarle mai queste medicine. Però voglio portare all'attenzione una cosa in televisione, Eleonora. Sì, Bianca. Prego. Quando noi abbiamo fatto Chi l'ha visto, in quell'anno Chi l'ha visto... Tanti anni fa. La telefonata arrivò e disse che Romano Mauro non è il loro figlio. Quindi evidentemente l'ha fatta colui che ha rapito mio figlio e l'ha consegnato a qualche altra famiglia. Io allora l'ho presa alla leggera. Non ci ho pensato, ho detto ma che barzellette mi sta raccontando questo. Però con gli anni che sono passati e con quello che sto vivendo poi, in questi giorni, e col senno allora, di poi, alla fine, però se non vogliono fare, non vogliono fare il DNA, evidentemente non vogliono scoprire le carte a tavola. Quindi allora lasceremo un po' di tempo. Io gli darò tutto il tempo che mi resta della mia vita, ma però prima di morire, se lui non rientra qua per farlo vedere se è mio figlio oppure no, perché io figli degli altri non ne voglio, mi interessa solo il mio, e lo scandalo sarà grande, perché impegnerò e scriverò a tutti i potenti della terra. Perché la vergogna se la devono mettere sulla faccia. Bianca, veramente... Perché io non ho chiesto un figlio degli altri, voglio vedere se è il mio. Ha ragione. Una sì, madre Antonella e poi Giovanni Terzi che ha seguito. Ricordiamoci che adesso quest'anno Mauro compie 50 anni, certo. E manca alla famiglia da quando ne aveva 6, veramente sono 44 anni di supplizio. E purtroppo, te Simona ti chiedevi, mi auguro che sia vero, è molto plausibile perché è uscita appena adesso, lei me lo confermerà, avvocato, la relazione annuale del commissario alle persone scomparse ed è stato, adesso i minori scomparsi sono soprattutto stranieri che transitano però per le nostre regioni e poi magari vanno in altri stati a raggiungere i genitori. Ma negli anni 70 la relazione ha ricostruito le scomparse dagli anni 70 essere, ad oggi. In Puglia ne sono scomparsi 4.000 bambini italiani. E quindi negli anni, proprio era un fenomeno degli anni 70. Che alcune modalità simili alla scomparsa del piccolo Mauro Romano possano essere applicate anche ad altri casi. Attenzione, perché questa sarebbe un'inchiesta enorme. Giovanni Terzi, Giovanni che tanto hai seguito questa storia, poi volevo parlare con Natale e con il professore. Sì. Io ho contattato una persona vicina al presunto Mauro Romano, ma l'avvocato La Scala, il fratello di Mauro, lo sanno. L'ho contattato 20 giorni fa e ho avuto una risposta. Quindi questo è. E non hai avuto o hai avuto una risposta? Ho avuto una risposta. Hai avuto una risposta. Possiamo sapere qual è questa risposta? Non lo so, perché se l'avvocato La Scala giustamente non l'ha detta, io sto zitto, però io sono in contatto con questa famiglia. L'ho seguito dall'inizio, credo di essere stato il primo giornalista che ha portato alla luce questa vicenda sulla stampa nazionale. Noi poi letta da insieme un a te. Esatto, quindi questa notizia la seguo, ho persone molto autorevoli negli Emirati Arabi, si sono parlati, ci siamo chiamati e vedremo quello che succederà. Mi hanno detto di andare semplicemente giù a Dubai. Allora sentiamo il professore. Certo, avvocato. Sì, scusami. Sì, ho detto che non, su questo profilo c'è di più di una lettera che abbiamo scritto e che ha inviato la famiglia. Sì. C'è molto di più, però ripeto, ritengo sia giusto per ora. Saremo i primi a fare una mega festa, dovesse essere come diciamo. Quindi saremo i primi a dirlo al mondo intero perché saremo strafelici, ma ora rischiamo di vanificare un anno certo. e mezzo, non di lavoro, perché? Non no, di no, lavoro, no, ma infatti di massacro, noi non vogliamo... non di lavoro, di non, massacro, non, vogliamo non è stato un lavoro, però è stato un massacro. 50 anni, non è un bambino che viene, che è stato affidato adesso e che quindi non può avere la sua opinione. No, quindi c'è no, anche da parte sua, però c'è molto da dire che non si
non si può dire va ancora. Bene, però come c'è un non detto, c'è una situazione comunque completamente diversa anche diciamo dalla nostra. Dimmi Giovanni, vuoi intervenire? No, io volevo dire una cosa, chiaro, lo stavi dicendo tu, perché su questa cosa Eleonora ne sai tutto, quindi penso che stavamo dicendo la stessa cosa. Però il tema vero è che se fosse successo quello che naturalmente tutti ci auspichiamo, cioè che Mauro Romano è negli Emirati Arabi, sarebbe stato commesso un reato sia per il nostro ordinamento, sia probabilmente per l'ordinamento arabo. Quindi diciamo siamo all'interno eventualmente non di una grande festa qualora ammettessero che il presunto Mauro Romano è questo ragazzo, questo uomo tra i primi 30 potenti della terra, ma sarebbe una cosa da tenere molto riservata, perché non credo che abbiano voglia di raccontare un reato, tanto per essere molto chiaro. Quindi dobbiamo ragionare anche su quei contorni che magari dal punto di vista umano non sono comprensibili, da un altro punto di vista si possono capire. Allora, dice bene Giovanni Terzi, sarebbe stato compiuto un reato non solo qui, ma anche nel paese di appartenenza di questa persona. Sì, pensiamo adesso, concentriamoci su questi due genitori, su Bianca e Natale. Pensiamo a tutti questi anni di sofferenza atroce. Potete immaginare cosa significa non trovare più un bambino che giocava fino a un secondo prima nel giardino dentro casa? Potete immaginare tutto quello che hanno creduto in questi anni, piste che portavano a pedofilia, ad un certo punto hanno cercato nei pozzi l'intorno il cadavere di un bambino, cioè veramente, ma anni interi. Ecco, possiamo per un attimo entrare nella vita di queste due persone straordinarie a cui io sono molto molto affezionata e che ho imparato a conoscere con questa enorme dignità che hanno, meravigliosa e silenziosa anche, perché hanno una capacità anche di esprimere il proprio dolore anche nel silenzio, ok? Allora, sì. Professore... Ha detto le parole giuste, straordinarie, perché qui noi oggi, per esempio, dopo aver sentito di un figlio che potrebbe aver ucciso i genitori, di mariti che potrebbero aver ucciso la moglie, di ragazzini che per motivi futili hanno ucciso altri ragazzi, vediamo però dei genitori che dopo 44 anni cercano ancora il loro figlio. Quindi la parte buona in questa tragedia è che i principi fondanti della nostra specie sono ancora vivi e validi. E poi io credo che se ritroveranno il figlio, che sia uno sceicco o che sia un cassaintegrato, sarà la felicità maggiore che loro dopo 44 anni possano avere ancora nella loro vita. Una cosa grande che ha detto questa signora, ha detto: mi deve chiedere perdono. Questo mi deve chiedere perdono significa che lei sarebbe anche disposta a perdonare, quindi ancora una volta questo testimonia la straordinarietà di questi due genitori. Allora, Natale, come stai? Dica. Come stai? Sto abbastanza bene, ma sono ansioso di conoscere per una volta per tutta la verità. Fino a questo momento siamo arrivati un traguardo meraviglioso per il lavoro che hanno svolto gli inquirenti, l'avvocato e altri. Però ho riflettuto un po' su quello che hai detto poc'anzi. Hai detto questi genitori hanno sofferto. E come? Perché dal 77 fino al riconoscimento di mio figlio vagavamo con la mente nel buio assoluto. Ma da quel momento in poi che l'abbiamo conosciuto... come abbiamo detto in altre trasmissioni, ci siamo anche un po' spaventati, sapendo che quello è il nostro figlio, per timore di tante altre cose che possono succedere. Perché però timore? Adesso vogliamo venire alla conclusione? Perché? Timore perché, che so, ci possono minacciare, pensano magari che noi lo stiamo facendo per scopo di interesse. Questa è un'idea mia, un'idea personale. Però ma adesso abbiamo individuato, siamo a un buon punto, perché, come ha detto mia moglie, ha spronato colui che ha consegnato mio figlio a questi due personaggi, perché non dice il resto della verità, se sta veramente lì? E poi il seguito verrà dopo, diciamo,
cercheremo in tutti i modi di contattare, l'abbiamo fatta già con una lettera, diversi modi, però mancano proprio il nocciolo della questione. Si deve muovere lui, anche mio figlio, da quella parte del mondo, per dire questi miei genitori veramente mi stanno cercando, che si dia una mossa veramente da parte sua. Questo desidero. Allora, Leonora, sì, dimmi Bianca. Posso dirti ancora? Leonora, posso dirti un'altra cosa? Dimmi. Mio marito parla come se fosse già suo figlio lì presente, ma se noi, io sono sicura nel mio cuore con la stessa cosa, che è lui. Però dico che poi dopo si deve parlare sempre con il punto, sarà lui oppure no? Perché non si sa mai la sorpresa che possiamo trovare. Perché io a certi punti dei segni che ha mio figlio non li ho mai messi in evidenza, perché con il potere che hanno possono togliersi tutto quello che hanno. Ah, ho capito. Però adesso come adesso io gli do il tempo necessario affinché possa capire e dire guarda madre, io sto bene, stai tranquilla, basta, non vogliamo nient'altro. Allora, è vero che c'è il tempo di cancellare tutto, però ci sono anche molte foto che non possono cancellare, pubblicate già, che non possono cancellare i segni con una chirurgia estetica, ok? Perché nella foto ormai, che tu fra l'altro hai riconosciuto, quegli stessi segni, quella foto ce l'hai ed è messa in un cassetto. Sì. Allora, avvocato La Scala, come vi muoverete adesso? Sì. Allora, volevo dire che chiaramente quando ho detto una grande festa è chiaro che non intendevo, voglio dire, una festa. Abbiamo in quel senso, saremo tutti felicissimi, ovvio. Io per primo, se sono quasi 20 giorni, 25 giorni che non se ne sta parlando, è proprio perché io per primo voglio il massimo silenzio, perché stiamo lavorando su più piste, la lettera è solo una. Quindi il contatto, posso dire che il contatto c'è e anche qualche quarto di risposta, diciamo non mezza risposta, quarto di risposta. Aspettiamo che sia completa e poi ovviamente quello che si farà, si farà. Importante, ripeto, ancora una volta fare arrivare due messaggi a chi di dovere. Sì. Primo, a noi non interessa assolutamente nulla di cause e patrimoni. Cause, processi, patrimoni, non interessa assolutamente nulla. Sia perché non interessa, ma soprattutto perché i protagonisti di un'eventuale causa sono tutta gente dagli 80 anni in su. Una causa che dovesse iniziare nel 2022, così complessa e articolata come questa, con 200 testimoni, finirebbe fra 15 anni. Mamma per mia. Cui molti neanche poi, vedrebbero guarda, l'esito. Non credo quindi, che poi abbiano nemmeno problemi economici sulle cause. Sì, esattamente. Non avrebbero problemi economici. Presumo problemi a far durare la causa 20 anni, ma noi ripeto, la causa non ci interessa, non la faremmo neanche. È lo stesso il discorso patrimoniale, perché voglio aggiungere una cosa che per molti purtroppo vedo che a volte dicono, scrivono il discorso patrimoniale. Supponendo che lui sia realmente Mauro Romano, nel momento in cui questo viene riconosciuto, lui non ha più nessun diritto verso la famiglia araba, per cui sarebbe un poveraccio chiunque. Quindi la famiglia Romano non avrebbe nessun interesse se non fosse per il fatto ma affettivo. Nessuno gli chiede perché di abbandonare la sua vita, ma a volte anche un segnale, non è detto. Ma che infatti lo quello vogliamo noi, in maniera ma quello formale. Ma quello vogliamo e stiamo cercando di averlo. Esatto. Quindi qualche segnale c'è, però ripeto, chiudiamo qui questo aspetto dei segnali. Grazie. Però ecco, ma quello che ho voluto ribadire, noi ci muoveremo in tal senso, ci stiamo già muovendo in realtà, quindi voglio dire, ci grazie. Siamo mai fermati, un anno e mezzo che non ci fermiamo su questa ma vicenda. Ma sei uno che non molla mai. Grazie avvocato La Scala. Grazie a voi e grazie a te nemmeno per lo spazio che ci dai. Noi molliamo mai però, tu lo sai. Lo so, grazie a voi. Ci conosci. Grazie a voi. Grazie Giovanni Terzi, Bianca, Natale, vi mando un grande abbraccio, forte forte. Grazie. Grazie Leonora, grazie del lavoro che stai facendo. Ci ritroviamo presto, siete ormai di famiglia per noi. Grazie.